Estra e Taxi Arezzo insieme per gli over 65. È stato riconfermato anche per il 2024 il progetto tra la cooperativa Taxi e l'azienda Estra. Corse gratuite verso le strutture ospedaliere pubbliche di Arezzo per tutti gli over 65. L'iniziativa è nata già qualche anno fa, ai tempi del Covid, per sostenere le persone più fragili della nostra Arezzo e anche supportare una categoria che a noi sta molto a cuore e che svolge un servizio pubblico come quella dei tassisti. Il progetto è, diciamo, ripetuto rispetto al passato, è nei confronti di chi ha più di 65 anni, dei soggetti più fragili, che possono accedere gratuitamente se mostrano chiaramente di essere clienti di Estra, quindi banalmente è sufficiente anche una foto con il telefonino della propria bolletta e accedere a questo servizio a patto che sia destinato il soggetto verso le strutture ospedaliere. Quindi è un supporto ulteriore per le tante persone che spesso sono sole, hanno difficoltà o a essere accompagnati da un familiare oppure a prendere un mezzo pubblico. Questo è un altro mezzo pubblico che si mette con generosità a disposizione, perché evidentemente anche la categoria contribuisce in quota parte a sostenere economicamente questo tipo di servizi. Quindi un modo di rappresentare un'azienda del territorio anche per la responsabilità sociale che deve esprimere. Praticamente il cliente chiamerà normalmente un taxi, il tassista arriverà a prenderlo sotto casa, il cliente potrà essere anche accompagnato da un familiare, lo accompagniamo verso una struttura ospedaliera della città pubblica. E a fine corsa il tassista prenderà nota del nome e del cognome del cliente, il cliente non pagherà niente e sarà ben contento e noi ancora di più a fare una bellissima iniziativa legata a Estra, perché comunque vada, siamo onorati di averli. Io innanzitutto voglio ringraziare come amministrazione la cooperativa Taxi ed Estra perché hanno deciso di portare avanti un progetto importante che riguarda il sociale, appunto come diceva il Presidente, una collaborazione che non è la prima volta che va avanti, è una seconda volta, era già stata attivata nel periodo Covid, ha funzionato. Ed è funzionale perché le persone che hanno necessità, che hanno un problema oppure che non possono andare per un servizio così importante che è quello della sanità, in questa maniera riescono ad andare gratuitamente, a fare quello che è necessario per la loro salute. Quindi veramente grazie, andiamo avanti con la collaborazione fra le varie, associazioni ed enti che insieme all'amministrazione comunale portano avanti un interesse rivolto ai nostri concittadini e quindi bene così e grazie a tutti.